cazzo qua, questi cittadini di merda che buttano la roba qua. Scusi. Scusi. Chi è? Sono... Mi manda il vicino? È bello quello, guarda, ti raccomando. Vabbè, no, perché noi abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico. Sì, con tutta sta merda che tenete fuori qua, vabbè. Questa non è roba nostra. Vabbè, vabbè. Allora, come lei, ho visto che ha tantissima terra qui, possiamo fare un bellissimo impianto fotovoltaico, tutto impianto fotovoltaico, via il frutteto, il vigneto, tutto quanto. Facciamo... Che cazzo ci guadagna? Lei ci guadagna una bella reddita al mese, perché con tutto questo terreno minimo 20-25 mila euro al mese. Sì, poi dopo si mangia tutte le tasse, dai, lo sai, lo conosco a voi, dai. Ma oggi ci sono gli incentivi, poi lei vende la corrente, la GSE, con lo spread, il PUN, tutto quanto. Troppa gente, io non mi fido di tutta sta gente, già se partiamo male, a me mi devi dire quanto mi rimane in tasca. Guarda, tolte le tasse, 10.000 euro sicure, pulite le rimane, e lei non dovrà lavorare più. Oh, 10.000 euro al mese. Come cazzo mangi? Dove la pia la frutta? Beh, la frutta la prende in Spagna. In Spagna, e la verdura? La verdura la può prendere, che ne so, in Portogallo la prende. Poi la carne non posso più allevare niente, che cazzo mangi? Ma la carne la prende in Brasile, in Argentina la prende in Argentina la carne. Quindi io posso prendere tutto dappertutto. La può prendere dappertutto? Dappertutto, cioè, la può prendere, no? Posso prendere dappertutto. Ma a me mi pare, sai che mi pare? Che con tutta questa storia dello fotovoltaico la posso pure piare io lo culo, sai?